A Brignano che verrà seguito presto anche dalla nascita del parco, si comincia a muovere qualcosa anche per quanto riguarda il parco. Si completa un intervento bellissimo nell'ambito del nostro piano regolatore, una lottizzazione che arriva a conclusione e che propone alla nostra città una tipologia di appartamenti davvero eccezionale. Io ho ammirato, diciamo, la qualità degli appartamenti. Si apre oggi un bel cantiere. Anzi, a dire il vero, si concludono i lavori di un cantiere nella zona di Brignano, un bellissimo intervento, anche di grande innovazione che riqualifica questa zona, dà l'opportunità anche di dotare questa zona di nuova viabilità, nuovi parcheggi, di interesse per gli altri cittadini che abitano in questa realtà e soprattutto possiamo ammirare uno standard realizzativo assolutamente elevato, sia dal punto di vista, diciamo, anche proprio dell'ubicazione, dal punto di vista, diciamo, urbanistico, c'è la possibilità di godere da qui di uno splendido sguardo sul Golfo di Salerno, ma anche rispetto alla qualità dell'intervento che è ispirato anche a grandi interventi di efficienza energetica. Quindi da Brignano un segnale di positivo per la nostra economia. E per chi ha inteso investire nella trasformazione urbana che poi è capace di portare a compimento gli interventi, un buon esempio anche d'auspicio per
tanti che potranno trovare qui l'opportunità di rispondere al problema della propria residenza. Oggi inauguriamo e consegniamo queste opere pubbliche al Comune di Salerno nell'ambito del comparto CR08. L'opera si... qui a Salerno al comparto CR08 del PUA CR08 inserito nell'ambito del piano urbanistico comunale, la ditta, l'impresa Urbania consegna al Comune di Salerno le opere di urbanizzazione sia primarie che secondarie realizzate nell'ambito appunto del comparto residenziale del distretto di Via Compra. Le opere sono state realizzate dalla ditta Overtel per quanto riguarda le opere di urbanizzazione primaria, mentre secondarie su gara d'appalto aggiudicate la ditta Dercos. Queste opere si configurano come un fiore all'occhiello dell'edilizia residenziale salernitana, con particolare riguardo a tutte le tecnologie utilizzate, al risparmio energetico, alle nuove normative vigenti sia strutturali che per quanto riguarda le barriere architettoniche, e consentono a questa zona di Brignano di avere un punto di riferimento con una nuova strada, una piazza con una fontana, dei giardini pubblici, del verde pubblico e delle opere secondarie che sono un'opera particolare nel Comune di Salerno, rappresentano degli orti urbani, ossia dei piccoli orticelli con deposito attrezzi, irrigazione e quant'altro necessario per la messa a dimora delle piante, che il Comune potrà assegnare ai cittadini salernitani di prossimità o secondo il regolamento che stabilirà. Dunque è un comparto prevalentemente residenziale che si colloca sulle colline di Brignano, che hanno una condizione panoramica paesaggistica molto bella. Il tentativo è stato quello di armonizzare un nuovo edificato in un contesto che mantiene comunque ancora dei caratteri rurali da un lato e dall'altro la memoria storica della ceramica d'Agostino, che in quest'area per tanti anni è stata una delle realtà economiche ma anche culturali e artistiche più importanti della città. 18